dopo la morte di Elisabetta II, i sudditi e il mondo intero si stanno cercando di adattare alla nuova figura di re Carlo III, ma se lui muore chi prenderà il suo posto? Scopriamo tutti i dettagli sull'incredibile linea di successione prevista dalla famiglia reale inglese. Dopo la morte di Elisabetta II, il mondo si prepara all'incoronazione di re Carlo III all'età di 73 anni. Scopriamo cosa prevede, però, la linea di successione subito dopo di lui e se il principe Harry potrà mai diventare re. Leggi anche, William e Kate si sono lasciati, via l'anello di Diana, colpa dei tradimenti del principe dopo la morte della regina Elisabetta, Carlo è diventato re il principe Carlo, ormai nuovo sovrano d'Inghilterra dopo la morte della regina Elisabetta, ha scelto come nome ufficiale quello di re Carlo III. Il figlio di Elisabetta II, quindi, si prepara a governare il suo regno all'età di 73 anni, sicuramente molto in ritardo rispetto a quanto potesse immaginare da giovane. Al suo fianco come regina consorte c'è Camilla Parker Bowes, designata proprio da Elisabetta lo scorso aprile. Harry potrà mai diventare re? Troppi morti prima di lui. Re Carlo III è stato il primo nella linea di successione indicata dalla regina Elisabetta. Ma chi c'è subito dopo? Il principe William, primogenito del re, avuto dal matrimonio con Diana, è il prossimo in linea diretta. Subito dopo, però, non c'è il fratello Harry come si potrebbe immaginare. Ma i tre figli del principe William in ordine di età, George, Charlotte e Louis. Solo in caso di una tragedia senza precedenti, che dovrebbe prevedere la morte dell'intera famiglia di William, ci sarebbe la possibilità di vedere sul trono il secondogenito Harry e i suoi due figli. Ma anche per questa possibilità ci sono dei dubbi. Non è improbabile, infatti, che la regina Elisabetta abbia deciso di escludere, in ogni caso, Harry e la sua famiglia dal trono d'Inghilterra. Restate aggiornati anche con la pagina Instagram di per scoprire in anteprima tutte le news in merito alla morte della regina Elisabetta, della linea di successione della famiglia reale d'Inghilterra e i dettagli sul nuovo re Carlo e i rapporti con il principe Harry. Grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione per farci discutere di seguito. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video, ciao!